Ne parlo in modo molto molto rapido, semplicemente perché me l'avete chiesto in 850.000 e almeno mi levo anche il pensiero. Per chi non sapesse che cosa è successo, glielo anticipo immediatamente, ma vi dico ragazzi, nonostante non mi facciano pubblicità, ma perché è importante dirvelo, andate a vedervi l'intervista di Quagliarella con le Iene, perché per me è un'intervista molto molto seria, toccante, mi è piaciuta molto, dura mezz'ora, ma mi è sembrato durasse veramente 5 minuti perché mi è volata via ed è pesante perché comunque Quagliarella, poveraccio, ha subito veramente una cosa bruttissima dalla vita. Molti si domanderanno che cosa è successo, perché purtroppo in Italia c'è parecchia disinformazione, molte cose non le passano. Ve lo vado a dire in due parole. In pratica, Quagliarella se n'è andato da Napoli perché è seguito da uno stalker. Questo stalker gli inviava delle lettere a casa. Io non vi vado a fare, diciamo, non vado a fare delle precisazioni perché poi ve le andrete a vedere nel video. Quindi praticamente se n'è dovuto andare da Napoli per vari problemi che poi andrete a vedere nel video. Lui però ama Napoli, sarebbe diventato capitano del Napoli, tornerebbe oggi a Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io voglio prima dare una toccatina, una stuccatina ai napoletani, però poi tirare come si dice, spezzare una lancia a favore dei napoletani. Perché dico questo? Perché allora, innanzitutto dico ai napoletani, per quello che ha detto Quagliarella, cioè, ok, io capisco che è stato un traditore e tutto quanto, però non è possibile, dai, gli mettiamo la bomba nel palazzo, gli spariamo nella capoccia, cazzo, ora vabbè, tutto il tradimento è tutto, ma si parla sempre di calcio. Detto questo, però, quello di cui voglio parlare sono gli altri tifosi che hanno detto, però napoletani, lo vedete, vi fate sempre così, vi lamentate, e poi, ragazzi, è normale, non in quel modo, però è normale che i tifosi del Napoli ce l'abbiano avuta con Quagliarella, secondo me. Ma non per nulla, perché loro non potevano sapere. Cioè, con il senno di poi siamo tutti più bravi a parlare, però loro non potevano sapere. Cioè, è normale che se tu mi fai un anno a Napoli dicendo io sono tifoso del Napoli, ho sempre sognato di essere a Napoli, baci la maglia sotto la curva, vai sotto la curva a fare così, tipo questo è per tutti voi, io tifo Napoli e tutto quanto. Poi se a fine anno, se te ne vai senza comunque specificare perché, te ne vai senza motivo, andando alla Juventus, che è la acerrima nemica, la acerrima rivale, è normale che i tifosi del Napoli ti bruciano la maglia, è normale che i tifosi del Napoli non la prendono bene, ma per me è una cosa normalissima. Cioè, ho visto alcuni tifosi che dicono, lo vedete, sempre i soliti, tutte le cose. I napoletani che si lamentano, non lo potevano sapere, ma ragazzi, non si poteva sapere. Io Pjanic, ad esempio, non l'ho presa bene, non è che ho bruciato la maglia, anche perché se avessi comprato non l'ho comprata, perché comunque non è che Pjanic per me fosse sto grandissimo, cioè sì, campione, ma non simbolo, e questo è il fatto. Cioè, se io dovessi comprare una maglia, comprare De Totti, De Rossi, De Florenzi, forse De Nainggolan, ma per quello che ha dato, perché può piacere o non piacere, può aver detto cazzate o non cazzate, però alla Roma darò sempre tutto. Pjanic è stata una discussione un pochino diversa, però a me Pjanic un pochino mi era entrato nel cuore, perché comunque generalmente più volte aveva baciato la maglia, lo scudetto, così ragazzi, così aveva fatto quando segnava. Motivo per cui poi che teneva la Juventus, che è l'acerrima, non l'acerrima, perché l'acerrima rivale probabilmente è la Lazio, poi Juve e Napoli, eccetera, e Atalanta per la Roma. Però comunque è comunque una grande rivale, una squadra con cui ci stiamo giocando lo scudetto, anche se sono anni luce avanti, però alla fine generalmente sono quelle le squadre che se giocano lo scudetto quest'anno. Juventus convince sempre, poi Roma e Napoli un gradino sotto. Per cui è normale che uno si incazza, cioè io più che altro vorrei evitare, cioè di dire alla gente di evitare di parlare quando non stanno nell'argomento, questa a me mi dà fastidio. Io comunque faccio più che altro questo video per dirvi di andare a vedere il video di Quagliarella, perché veramente ragazzi ve lascia scioccati, vi fa capire tante cose che magari non avete mai capito. E niente, io vi ringrazio per la visione, vi dico dai e Fabio, mi dispiace per quello che è subito, spero che quest'anno il Napoli ti possa richiamare. E magari anche tenere in panchina e farti giocare ogni tanto, però per quello che ho capito per te sarebbe già una grande soddisfazione e te lo auguro con tutto il cuore, perché è un desiderio che ti è stato spezzato purtroppo e non bisognerebbe mai nella vita che una cosa del genere accadesse. Dai, Fabio, e niente, ci vediamo in un prossimo video.